Vedi questi fiocchetti? Questi fiocchetti li mettiamo per segnalare dove abbiamo tolto una vite morta per la siccità. Questa è una cosa che mi sconvolge, perché io sono 54 vendemmie con il 2024 e in partenza avevamo il problema della pioggia, vendemmie tardive, uva che marciva, e adesso è esattamente al contrario, fra poco saremo senza vigne. Siamo a Costigliole d'Asti, al confine tra Langhe e Monferrato, in pieno territorio UNESCO, terra di Barbera. Qui sono 2 anni che piove la metà del solito e si vede. Ecco, in questa vigna vediamo molto bene il cambiamento climatico. Quello che vedi per terra è il risultato della potatura di questi 2 filari. Quindi i rami sono stati accumulati in un'unica andana, così si dice. E sono pochi, mi sembra. Sono pochissimi. C'è poca acqua, le piante sono deboli, fanno poca vegetazione, fanno poca uva e quindi le produzioni sono in diminuzione. Sì, per il cambiamento climatico la produzione in Piemonte è diminuita del 14%, stiamo accumulando 2 annate di produzione scarsa e queste vasche non le riempiamo tutte. Meno 14% di produzione vuol dire più 14% di prezzi? Abbiamo aumentato un pochino i prezzi, ma intorno al 4-5%. Per farvi capire, una bottiglia che pagavate 5 euro, adesso potrete pagarla 5,20 euro. Quel 10% che avanza tra calo della produzione e aumento dei prezzi, dove finisce? Un po' sono diminuiti i consumi di vino, un po' ci rimettono i vignaioli che stanno studiando nuovi metodi per produrre. Oggi noi stiamo osservando come territori che prima non erano sotto i riflettori stiano diventando molto interessanti. Penso alle zone prealpine, alle vallate prealpine. Andremo a fare il vino in montagna. Abbiamo riscoperto antichi vitigni che avevamo dimenticato e che oggi possono essere una buona risposta, perché sono più rustici, sono più adattabili, possono essere una buona risposta a questo cambiamento climatico.